Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting, benvenuti a questo appuntamento video dedicato a una cosa molto interessante che è la famosa lista dei campionati, ovvero i migliori campionati su cui scommettere. Ne avevo già parlato diffusamente, però praticamente siccome sto portando avanti tutto il discorso del metodo Nostradamus, come sapete, metodo Nostradamus che è sempre compreso di guida ASEAN con relativi PDF e il metodo anche dropping, sempre anche con il PDF che permette di lavorare in Exchange. Ho portato avanti il corso Exchange nella sezione abbonati dedicata proprio all'utilizzo del Dropping Odds con siti assolutamente gratuiti, con l'opportunità veramente di fare delle giocate molto interessanti che sto proponendo anche nei canali. Stanno andando bene. Vi lascerò anche il link nella descrizione del video del canale della scalata, perché finché non ne centro una, ho deciso che il canale scalata ovviamente lo tengo free insieme a Asian Odds Bets, che è praticamente il canale dedicato alle giocate dimostrative in generale. Sono sempre attivi poi il canale official, che sono proprio le giocate personali investimento che faccio io, che ha avuto un bel periodo negli ultimi 3-4 giorni, ha centrato veramente pronostici a quote davvero interessanti. Canale degli over HT, che è diventato anche un canale relativamente ai minutaggi gol e agli over 1.5, quindi mix completo, e fra poco riparte anche il canale Exchange, perché finalmente dovrei riuscire a trovare un pochettino più di tempo per star dietro a queste cose, visto che la didattica mi ha portato via parecchio per finire i corsi, le varie cose. Poi c'è anche il lancio della piattaforma che incombe, con dei lavori da finire, quindi sicuramente importanti. Tutte novità interessanti. Vi lascio sempre un video dimostrativo, sia per quel che riguarda trading online e per quel che riguarda il betting, e anche magari contenuti a livello di mindset, di situazioni di questo tipo, che vedo che me li chiedete tanto alla settimana, quindi 2 o 3 video li trovate sempre. E poi nella sezione abbonati faccio veramente un lavoro di qualità, perché visto che tanti di voi fanno le richieste e poi comunque danno un supporto, un contributo al canale, voglio proprio dedicare una parte importante di didattica ad approfondire tutti i concetti delle guide, perché il modo migliore per rendere una guida e quindi un corso che uno fa applicabile nella maniera corretta con tutti gli aggiornamenti e le varianti del caso è appunto quella di poter fare sempre tanta didattica e pratica a livello generale, portando avanti tutti i concetti. Quindi è una cosa sicuramente importante che vi consiglio di seguire. Trovate le varie opzioni sempre poi all'interno del canale tasto abbonati. La parte di oggi, relativamente alla lista campionati, che è la lista che fornisco insieme alla guida, vuole essere innanzitutto un modo per chiarire alcuni concetti importanti, perché vedo che per molti c'è difficoltà anche a capire poi il discorso delle quote e del rischio rendimento e della gestione del budget, che poi alla fine è collegato proprio al discorso campionati. E questo ve lo faccio vedere prendendo in considerazione, come sempre, ad esempio il palinsesto di oggi, ma possiamo anche guardare quello recente per farvi capire alcune cose. Io prendo sempre come riferimento il sito di SoccerStats, perché è un sito che ovviamente è abbastanza completo, gratuito, in generale a disposizione di tutti da poter utilizzare. C'è una lega che sto seguendo ultimamente, per modo di dire, che è quella del Ghana. A me piace molto il discorso dei campionati africani, perché sono campionati che hanno quote molto molto interessanti. Come si capiscono le quote? Il discorso è sempre il solito, quello relativamente a come il bookmaker va a proporre una quota in un campionato in generale, e senza guardare il discorso statistico, perché ovviamente questi campionati, sia che sono all'inizio, sia che sono già avviati, e uno di questi per esempio ripartito è l'Egitto, ma anche l'Algeria, sono tutti campionati che nei calcoli che fa il bookmaker hanno quote medio-alte per tutti i tipi di opzioni: il gol individuale, il gol HT, gli over successivi, i gol entrambe, e ovviamente tutto ciò anche a livello live arriva in maniera molto più rapida. Questo perché? Perché ovviamente viene calcolato dal bookmaker una difficoltà nel realizzare i gol. Questa cosa dà amplifica molto il concetto di valore della scommessa, perché chiaramente se io metto a confronto il campionato norvegese che è appena finito con un campionato egiziano che adesso sta cominciando, però mettiamoli a parità, ovvero in corso, di un over 0,5 HT o di un over successivo che in Norvegia trovo a 1,50 e in Egitto, in Algeria,
in Ghana trovo a 2, che differenza c'è dal punto di vista probabilistico rapportato a un punto di vista di valore? Sono due cose completamente diverse, perché la probabilità non va a scalfire il discorso del valore. Questo perché? Perché se la quota, per esempio, di una determinata giocata, ripeto, un over successivo, un over HT in Norvegia a 1,50 ha un valore molto alto, perché in quel campionato si segna spesso, ovviamente individuando questa giocata con i parametri della guida, io non vi dico in generale, no? Perché qualcuno ha commentato una volta in un video gli over 0,5 primo tempo non li trovi se non a 1,20, chiaro. A parte che dipende dal campionato, però se parliamo di pre-match e di live, parliamo di due situazioni differenti, però già uno che fa una domanda del genere si è presentato da solo. Il concetto è un altro. A parità di parametri che corrispondono, quindi prendiamo l'over 0,5 HT da guida, per esempio 2,0, sono stati inseriti dei parametri di total line, full time, di stringa HT. E ovviamente in certi casi sto unendo adesso, ultimamente, negli esperimenti che sto facendo, anche un discorso di money line. Tanto che nella giocata, una giocata più interessante del canale Official, ho individuato quello che a volte può essere definito come errore di quota del bookmaker, cosa a cui io non credo. Perché io negli errori di quota non ci credo. Però, non è tanto nell'errore di quota, quanto nella differenziale tra ciò che mi dice la money line, quindi mercato europeo, e ciò che a livello asiatico viene portato in termini di spread per il bilanciamento di quote, ho individuato una scommessa dal valore assoluto, era un campionato della Repubblica Ceca, Serie A, un over successivo 2,5-1,60 che ho messo nel canale Official, l'ho spiegato quella giocata, ed era una giocata dal valore pazzesco, già 1,60. Quindi, come dicevo, individuando con i parametri della guida, sia la 2.0 che il metodo Nostradamus completo, la giocata, scusatemi, a quel punto il valore me lo dà ovviamente la quota che trovo in quel momento. È chiaro che quella quota, ripeto, in Norvegia, se la trovo alta, la troverò a 1,50, in Egitto, in Ghana, eccetera, eccetera, la troverò a 2. Questo cosa mi comporta nella gestione del mio capitale? Mi comporta tanto perché chiaramente in Norvegia opererò con un determinato tipo di stake, in Egitto, in Ghana, eccetera, eccetera, con un altro tipo di stake, ma poi il discorso dello stake è relativo anche lì. Perché se la giocata da parametri corrisponde e se la quota è ovviamente identificata di valore, quella quota può essere anche a 3. Uno a volte non ha il coraggio di scommettere su una quota a 3 perché pensa che la probabilità sia veramente inferiore. Ma qui non è un discorso di probabilità perché il bookmaker fa il suo gioco. Il bookmaker ovviamente valuta anche la psicologia dello scommettitore. Quindi chiaramente uno scommettitore è più invogliato a scommettere tanto, a inserire in una multipla, a inserire in una doppia una quota 1,50 perché gli dà molto valore per il concetto di probabilità e invece non dà valore a una quota 3 e gli mette magari su 2 euro o non la gioca nemmeno perché la probabilità è inferiore. Ma in realtà probabilità e valore in termini di Nostradamus sono due cose che vanno su due campi completamente diversi perché la probabilità che mi dà il bookmaker non corrisponde al valore che io identifico col metodo Nostradamus. Quindi, facendo un esempio chiaro ed evidente, vado a prendere il Ghana, campionato che è cominciato da poco, dove ho trovato degli over 0,5 primo tempo fantastici, e vedo su Soccer Stats 41 match su 306, ora è ancora poco la media, comunque siamo sotto 2, 2,5, intendo sotto gli over 2,5, a 2 sono tutte partite da under 2,5. Chiaramente in un campionato da under 2,5, gli over 0,5 HT e gli eventuali over successivi 2,5 hanno una quota molto elevata, ma se a livello probabilistico, quindi da calcolo del bookmaker fatto sulla statistica o fatto comunque sui parametri del campionato nel corso degli anni, in generale, se la probabilità è bassa e quindi la quota è alta, a livello di valore, se nel metodo Nostradamus il valore c'è perché esce in una determinata stringa quel setup, per me quella quota è tanto di valore, quella quota va comunque inserita e va giocata. Quindi se magari io ho notato, lo dico non a livello come dire, critica, ho notato che molti magari non trovano le giocate o non seguono determinate giocate perché sono abituati a giocare la Serie A, la Bundesliga, la Liga. Ecco,
L'ho già detto mille volte, io, chi mi segue, troverà raramente nel canale official le giocate su questi campionati. Ieri c'era Juve-Atalanta, lo dico mentre sto registrando il video, chi lo vedrà magari passano i giorni, ieri è relativo. Nella giornata di Juve-Atalanta, io alla fine, le giocate che ho fatto nella scalata, che è partita ieri, sono state due giocate fatte su una partita del campionato giapponese di Serie B, e su una partita della Regional West della Germania, cioè campionati minori dei minori, due quote eccellenti che avevano molto valore, sono andate a segno. Juve-Atalanta, dal punto di vista Asia, era una partita da over 2,5, per quello che ho visto nella partita che stavo vedendo, era da 2,5. Io tra Juve-Atalanta e un'altra partita che stavo seguendo per conto mio, in generale, che era appunto quella lì tedesca che ho inserito, ho optato per la tedesca perché a parità di setup sui campionati di un determinato tipo il valore di quella quota era superiore perché Juve-Atalanta faticava a salire l'over 2,5, 1,42, 1,5, 1,60. Quando a quel minutaggio in un altro campionato, vedi quello tedesco, era già 2 abbondante, era già 2 abbondante, quindi a parità di quota, a parità di diciamo giocata di setup, il valore di una determinata quota era nettamente superiore da un'altra parte. Allora perché io devo regalare i soldi al bookmaker? Poi tra l'altro la giocata manco entrava, o devo limitarmi una vincita possibile per andare a giocare la Serie A, la Premier, la Bundesliga, eccetera, eccetera, quando in campionati inferiori, e qui entra in gioco il discorso lista campionati, trovo effettivamente delle quote di valore per i parametri del metodo Nostradamus, dove il concetto di probabilità non mi interessa assolutamente niente, perché proprio il fatto che la probabilità del gol sia inferiore, per valutazione del bookmaker, tutto questo è ribaltato dal setup di riferimento. E con quel setup vado tranquillo a giocarmi anche l'over 0,5 HT a 2-3, anche l'over successivo a 2-3, quando in un altro campionato lo trovo a 1,5 e fondamentalmente, oltre a non averlo valore, magari non mi entra pure la giocata. Questo è il concetto fondamentale. Difatti, se andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di questo campionato, troviamo, al di là di tutto, dei risultati interessanti dove si sono sbloccati anche nel primo tempo. Per esempio, la partita che stavo seguendo e una delle partite che ho visto erano quella della domenica dell'Arzo Fock, che è stata molto interessante, e quella della Shanti col King Faisal, che addirittura hanno fatto 3 gol nel primo tempo, se non sbaglio. Erano quote pazzesche, per modo di dire. Lo stesso discorso, adesso ovviamente. L'Egitto è proprio appena cominciato, l'Algeria è un altro campionato di questo tipo, uguale identico, la Lega 1 in generale, altro campionato che adesso c'è addirittura 29 match, vabbè, è quello che è stato giocato e ci sono praticamente 1,62 di media, vabbè, lasciamo perdere adesso questo campionato perché ovviamente non fa testo in generale, ho preso il Ghana perché era un pochettino più avviato. È ovvio che tutto ciò, io ho fatto l'esempio dell'Africa perché l'Africa mi piace molto, c'è addirittura la Tanzania, c'è addirittura l'Uganda ieri con il dropping, aveva un over 0,5 col metodo dropping che ovviamente, come ho fatto vedere nel primo tempo, la vado a prendere. L'Uganda era spettacolare ieri, tra l'altro un campionato che negli anni scorsi l'ho seguito molto. Adesso io vi sto facendo dei campionati, tra virgolette, a caso, come scelta, ma perché è la militanza mia in questi tornei che mi porta a fare queste scelte. Però ripeto, l'Uganda, che può essere un campionato ingiocabile, aveva una variazione dropping molto interessante su questa partita qui, che per il metodo dropping poteva essere da over 0,5 HT al limite, ma era comunque un setup che diciamo era l'anti, quello che io chiamo l'anti 0-0. Adesso nel canale abbonati voglio creare una guida che voglio chiamare anti 0-0, ovvero tutte quelle partite che diciamo, perché solito discorso 100% non esiste, però veramente 90-95% dei casi non finiranno 0-0. Quindi questo mi può portare a giocare degli over HT, ma tendenzialmente mi conviene sempre aspettare la fine del primo tempo per andare a effettuare la mia giocata. Ecco, l'Uganda era un caso limite. Tra l'altro, questo metodo non è basato su Asian, ma è basato su dropping, perché ancora una volta lo studio delle quote e la statistica delle quote nel corso del tempo
mi porta a verificare che i volumi scommessi su determinati tipi di mercati portano comunque fondamentalmente a, chiamiamo così, una classica bancata del pareggio, ma comunque a non avere uno 0-0. E vi dico che non avere uno 0-0 è una cosa di un'importanza fondamentale. Quindi questa partita qui, che finiva il primo tempo 0-0, nel secondo tempo, dopo 60 minuti, aveva una quota che era quasi a 2 in questo campionato, hanno segnato sul rigore al 91esimo. Cioè, cerchiamo di capirci che cos'era questa partita qua. Questa partita qui valeva la giornata. In generale, l'Uganda su Bet365, su Unixbet è quotata, cioè, quindi si trova in generale. Quindi, questo discorso lo faccio perché ovviamente quando lavoriamo sul dropping odds, e infatti oggi non vi sto facendo vedere Asian, lo elimino direttamente, non ve lo faccio vedere, perché con il metodo dropping odds, con lo studio della quota, io ho la possibilità di studiarmi la situazione a livello generale, di vedere il movimento della quota e di capire che su quella quota stanno avvenendo dei movimenti nel corso di 24 ore, 12 ore, lì stanno convogliando dei soldi. Le dropping odds, come è stato spiegato anche nel mio corso Exchange e come è spiegato su articoli di portali scritti in generale, le dropping odds hanno un senso perché c'è un discorso di individuare il trend di mercato. Questo trend di mercato può portare ad avere un concretizzarsi del trend nella prima parte della partita oppure nella parte finale. Quello che è il concetto base è che non deve interessare il risultato, cioè l'1x2 deve essere una cosa obsoleta nel termine delle scommesse, cioè per me lo è. Cioè io non prendo mai in considerazione l'1x2, a me non me ne frega di quanto finisce una partita. A me interessa fondamentalmente identificare tutti i mercati indiretti dove il movimento quota in generale porta al verificarsi comunque di un movimento, ovvero deve esserci un evento, deve accadere qualcosa. 0 a 0 è qualcosa di nullo, vuol dire che in quel campionato, quella partita non è avvenuto niente. Allora, perché le quote si sono mosse? Ci sono movimenti di quote su partite che finiscono 0 a 0? Ci possono essere, ma se studiati nella maniera corretta si capisce che in realtà è speculazione e fra l'altro quella speculazione avviene spesso nei campionati principali. Allora torniamo al topic del video, lista campionati. Ora è in lavorazione una lista campionati che continuerò a consegnare con la guida gratuita in generale, con proprio la specificazione di questo discorso, ma all'interno della sezione abbonati farò proprio invece dei video perché so già che la lista, quando poi ve la presento, vi dà comunque difficoltà di interpretazione. Invece, all'interno della sezione abbonati faremo proprio uno studio, diciamo, aree geografiche dove cominceremo Europa e divideremo anche l'Europa, diciamo, zone particolari anche per periodi di gioco dei campionati. Per esempio, la Scandinavia in questo momento non ci interessa, così magari se qualcuno è appassionato anche di geografia, magari qualcuno che pure gli piace studiare o anche di turismo, io perché mi appassiono proprio alle zone che voglio andare a visitare e quindi anche a livello usi e costumi, il classico folklore delle zone in generale, faremo anche un discorso di questo tipo. Per esempio, guardare la Scandinavia adesso che è finito tutto non ci interessa, l'Islanda l'avevano sospeso per il discorso Covid, non ho più visto com'è finita, cosa hanno combinato. La Svezia è finita, adesso ci sono gli spareggi, Norvegia è finita, Danimarca invece è in corso, per un discorso invece di calendario, quindi quella rimane sempre nei radar. La teniamo a parte. E discorso anche Europa dell'Est, discorso anche magari zone europee, chiamiamole manipolabili, Armenia, Turchia, quindi lì magari non sarà proprio un discorso di zona geografica, ma di, chiamiamola, manipolazione. Moldavia, per esempio, un caso che mi è venuto ultimamente, anche se alla fine diciamo è fuori da determinati contesti con la Russia, non con la Russia, prenderemo la Russia e gli affiliati alla Russia, poi andremo ovviamente in Africa, la zona che mi interessa molto, Asia, anche l'Africa è da dividere con certe zone, Asia, Sud America, Nord Centro America, quindi comunque tutto avrà un'area per capire dove individuare il valore, perché vi ripeto, la ricerca della scommessa di valore in generale non è legata alla probabilità, perché
perché la probabilità, chiaramente, se una quota è bassa è perché è più probabile. Ma se noi ragioniamo col prendo la quota perché è più probabile, prendo la quota per, non prendo quella quota perché non è probabile, allora stiamo facendo il gioco del bookmaker. Perché alla fine, allora, se una quota è 1,50, allora giochiamo tutti e vinceremmo matematicamente. Allora, vedete, mettiamo 1000 euro su quella quota, guadagniamo 500 euro, siamo tranquilli. In realtà non è così. Non si fa con la probabilità, non si trova con la probabilità la scommessa di valore. La scommessa di valore perché è una quota alta e nonostante la probabilità è bassa, da setup ASEAN o da movimento dropping, qui ASEAN l'ho citato ancora ma potrei non dirlo, con questo sistema da movimento dropping, in realtà da movimento volumi, quella scommessa ha un altro valore e ha un'alta probabilità nonostante la quota nel momento in cui la giochiamo mi dice diverso. Vedi l'esempio dell'Uganda che vi ho fatto vedere prima. L'Uganda, se a inizio match quell'over era 1,20, quando lo siamo andati a prendere noi era 2 o ancora di più. Perché è salito a 2? Perché trascorrendo il tempo cominciava a diventare meno probabile, ma in realtà questo era probabilmente quello che stava facendo chi era dietro a muovere i capitali su quella partita. Quindi noi dobbiamo lavorare da questo punto di vista, perché non ci sono balle che tengano. Le dropping odds vanno a segno, ma non vanno a segno come pensiamo noi. Non vanno a segno con il discorso prendo le dropping, quella quota è precipitata da 2 a 1,20, boh, entra sicura, la butto dentro in una multipla, la butto dentro in un sistema e poi vince 0 a 1 l'altra squadra. No, perché? Ve l'ho già fatto vedere anche in un video su Arbworld. Tracciare i capitali, vedere i movimenti delle scommesse, soprattutto farlo sui bookmaker asiatici, vuol far capire che lì dentro le quote si muovono perché ci sono dei soldi. A noi non interessa che cosa succede realmente, chi vince o chi perde, a noi interessa trovare il mercato indiretto che mi fa cogliere quel movimento. Discorso del trading online. Io vedo che ci sono tanti volumi, tanti acquisti o vendite, quel che è, di contratti su una materia prima, caso del petrolio. Adesso il petrolio sta salendo e l'azionario sta salendo con una situazione che non è normale, perché il petrolio è una stagionalità ribassista, le scorte di petrolio sono altissime, l'OPEC non ha trovato determinati accordi. La Germania va in lockdown e l'azionario tedesco sta salendo a bomba, come avevo fatto vedere nel video, seguendo gli indici giapponesi, asiatici, caso strano ancora gli asiatici, e l'America. Ma in realtà la situazione all'orizzonte è tutt'altro che positiva. Ma sinceramente, a noi cosa ci interessa di capire perché tutto avviene, se dietro c'è qualcuno che manovra il mercato? Noi, se ragioniamo con la nostra testa, con quello che ci vogliono far credere, dovremmo vendere, non dovremmo comprare. Quindi vendiamo e difatti il 90% dei trader perde perché segue la massa. E lo stesso discorso nel calcio, lo stesso discorso nei volumi. Individuare i volumi e capire che ci sono determinati movimenti porta a cambiare la nostra attitudine. Quindi a me cosa mi interessa se quella quota è crollata e quindi, voglio dire, sarà una partita truccata, sarà successo qualcosa, non mi frega assolutamente niente, però non mi frega neanche di giocare quella quota, perché quella quota mi sta dicendo solamente che lì dentro ci sono dei soldi, quindi lì dentro succederà qualcosa, e succedere qualcosa è da cogliere in termini di mercato indiretto. Il fatto poi che questa cosa avvenga in un campionato rispetto a un altro è di fondamentale importanza. Il fatto che avvenga nella Premier League un crollo di quota, il fatto che avvenga in Uganda ha delle dinamiche completamente diverse. E io il fatto che succeda in campionati tracciabili non la vado a prendere in considerazione, la vado a prendere in campionati come Coppa di Israele, come Ghana, come Turchia serie B, Germania serie D e via così dicendo, perché lì so che se ci sono crolli di quota o movimenti di quota, quei drop non sono drop tecnici, non sono drop perché va a mancare un giocatore in una determinata squadra, perché quelle squadre già di loro hanno valori bassi, quindi lì dietro c'è movimenti di soldi ed è lì che tolgo il valore. Ecco perché trovo il valore, ecco perché scommetto su determinati tipi di campionati. Ovviamente bisogna avere una visuale, una preparazione di determinato tipo, non lo potete improvvisare ed è per questo che nella mia formazione cerco di spiegarvi le cose. Lo faccio perché ovviamente, come tutti, anch'io sono passato studiando, documentandomi, leggendo, cercando informazioni, testando
Il mio lavoro nel corso degli anni ha prodotto dei risultati. Ora, lo dico anche sinceramente, francamente, cioè, le partite buone me le tengo per me, non è che vado col megafono a dirle a tutti. In generale, il mio canale official però propone delle proposte abbastanza interessanti. Qualcuno domenica me l'ha scritto, mi ha mandato gli screen con 5-6 partite postate, sono entrate 5 su 6, ha fatto dei bei soldi e parliamo qualche migliaia di euro perché comunque me le hanno fatte vedere. Ovviamente tutto questo dipende dal capitale, però non è quello il concetto, è che poi certe partite non le posto magari neanche, non perché siano un segreto, perché magari non voglio nemmeno far rischiare le persone, perché sono studi miei, cose mie. Magari qualcuno, per il fatto che la gioco io, può pensare, cavolo, la gioca lui, vado dentro pesante, quindi da me c'è anche un discorso morale. Il fatto di insegnare un metodo e di far capire come potete guadagnare è anche al pari di dire, ognuno poi gestisce se stesso una volta che ha imparato le cose. Il fatto di avere la responsabilità di far copiare tutti e poi magari invece del bel messaggio ricevere il messaggio di uno che mi dice: beh, io cazzo, mi sono rovinato, non sarebbe piacevole. Quindi io comunque posto nel limite, nella quantità giusta, dicendo sempre che comunque lo stake io gioco a massa pari, quello deve essere e voglio dire, quello è fatto. Però tramite lo studio soprattutto delle dropping odds, e io mi conoscete come discorso di Asian, e Asian resterà sempre il mio cavallo di battaglia, ma con lo studio approfondito dei grafici, rilevando i movimenti quote, andando a identificare determinate cose, un vero segreto è l'anti 0 a 0. E il fatto che nella partita dove la quota è crollata 1,20, poi magari a vincere non è la squadra che ha avuto quel drop, è il segreto del dropping odds, perché il dropping odds la gente lo sbaglia perché va a giocare l'1x2 del dropping e non va a giocare i mercati indiretti. I mercati indiretti invece fanno capire che tra i, chiamiamoli così, compratori e venditori si sono scannati perché hanno fatto crollare la quota, ci hanno messo dei capitali e magari poi la partita era truccata, hanno vinto gli altri, ha vinto la quota 10. E lì vabbè, si sono tra virgolette fregati tra loro. Ma noi che non siamo arbitri di quel mercato e siamo degli osservatori, andiamo a cogliere nel mercato indiretto un minor rischio e traiamo vantaggio con una quota di valore su campionati dove tra l'altro quelle quote salgono molto perché la probabilità data dal bookmaker è sempre più bassa per l'uscita di un determinato esito. E quindi diciamo, lavoriamo sotto la pancia degli squali, come nel trading. Se gli squali sono nel mare e in generale vanno a mangiare i pesci piccoli, vanno a fagocitare tutto quello che trovano riempiendosi la pancia, noi invece che essere vittime degli squali siamo sotto la pancia degli squali e sotto la pancia degli squali ci andiamo a prendere le nostre piccole soddisfazioni. Questo è il modo di lavorare nel mercato del dropping odds, assolutissimamente. Noi dobbiamo fare i fenomeni andando a pensare di individuare chissà che partite, noi dobbiamo agire con i mercati indiretti. Quello che adesso io farò nella sezione abbonati sarà una vera e propria full immersion con questo discorso dei mercati indiretti e dello studio delle dropping odds. Ho lavorato tanto su Asian e Asian rimane, e adesso vi farò anche un po' di lavoro di questo tipo, quindi vi invito a seguire questa parte. Può essere che poi farò anche una guida dropping 2.0 col famoso setup dell'anti 0 a 0, però ovviamente prima bisogna far uscire la piattaforma perché abbiamo bisogno poi di avere la piattaforma Asian. E deve esserci, e vi dirò anche di più, che non vi serve assolutamente spendere 200 euro per la TX Markets, ad esempio, perché ci sono siti che fanno un bel lavoro e parleremo di questi siti anche all'interno della sezione abbonati, ma comunque ve li avevo più o meno già fatti vedere. Ancora una cosa, in generale, il discorso è che guadagnando bene la TX va benissimo, resta al momento il software più professionale, ma il problema di molti di voi, perché mi mandate gli screen, è che non riuscite a leggere la TX, quindi tenete anche presente che spendere i soldi per un software e in generale non saperlo usare non va bene, non va bene, perché comunque la TX ha un flusso dati, cioè molti di voi ancora confondono l'importanza dell'OCI con la direzionalità del mercato.
L'OCI misura un movimento di mercato, la forza di quello, come un indicatore di trading misura la forza di un trend. Ma la salita dell'OCI, per esempio, non è che vuol dire che c'è un segno verso una o l'altra squadra, è comunque misuratore di un movimento del trend, quindi anche lì bisogna che entro e che vi faccio vedere determinate cose. Allora, dato che qualcuno mi ha ancora proposto, perché era interessato a una condivisione di abbonamento, a maggior ragione, se io parlo nella sezione abbonati, se qualcuno vuole utilizzare la TX con dei tutorial perfetti fatti all'interno su come usarla, mi scrive, creiamo questo gruppo di condivisione della TX, facciamo i tutorial all'interno della sezione abbonati e imparate ad usarla, dopodiché sarete completamente autonomi per andarvi a gestire questo. D'altronde io voglio dare valore e me l'avete suggerito molti di voi, a chi si abbona, a chi dà una mano, voglio dare valore con video di assoluta qualità, top, al massimo livello, per cui anche il discorso della TX Markets si può fare. TX Markets non lavora assolutamente su Asian Odds, TX Markets, proprio Asian Odds non lo calcola, è solo questione di volumi, solo questione di drop, solo questione di individuare questo discorso, è tutto un altro modo di scommettere. D'altronde il metodo Nostradamus è stato diviso in Asian Odds e Dropping Odds, che ripeto sono due facce della stessa medaglia, però i concetti sono diversi, perché mentre con Asian individuiamo dei setup, con Dropping Odds non ci interessiamo di chi è favorito o non favorito, ci interessiamo di volumi scommesse e di capire cosa potrà succedere, e ovviamente questo ci porta a giocare dei mercati indiretti. Ci sono un paio di persone che mi seguono che questa cosa l'hanno capita e hanno impostato la loro operatività solo sul dropping, ad esempio. Non vi sto dicendo, attenzione, che Asia non è importante, è un discorso di abilità personale, di preparazione, anche di voglia di applicarsi, perché chiaramente poi sono diversi i mercati di riferimento, c'è l'exchange, c'è la scommessa classica, quindi comunque ognuno è portato a fare qualcosa. Ecco perché il metodo Nostradamus è unico nel suo genere, perché permette di prendere a 360 gradi tutta la scommessa e poi di decidere come andarla a applicare, chiaramente. Poi addirittura, se col Dropping Odds qualcuno vuol fare il lavoro doppio e individuare il setup Asian di riferimento, potrebbe anche andare a prendere la giocata ideale, la giocata, chiamiamola così, principale, oppure, come dico sempre, quella indiretta di riferimento. Questo sta sempre a voi. Per cui, innanzitutto, quando scommettete e scegliete un campionato, fatevi un giro su Soccer Stats in generale. Andate sempre a vedere quel campionato, che campionato è, no? Per dire, anche prima vi ho parlato di Danimarca, cioè andate a vedere la differenza del valore. Qui è un campionato tutto da over 2.5, quindi qui devo partire dal presupposto che le quote che trovo per i setup Asian live e pre-match sono basse. Per cui chiaramente devo cambiare il mio money management in generale, perché è inutile andare a aspettare di trovare la quota buona a 10 minuti dalla fine, perché 10 minuti dalla fine o 5 minuti dalla fine è vero che sale, però potrebbe essere una di quelle partite che non va a segno. Quindi non devo in questi campionati aspettare che una quota sale, devo cambiare il mio money management. Se la quota è di valore, devo prenderla nel momento che è di valore con un determinato stake. Quindi questo è un discorso. Se vado nella serie B francese e sono sotto il 2.5, e qui le quote so che sono più alte perché la probabilità è inferiore, e quindi se ho il setup Asian o dropping e la quota in questo caso a un determinato momento del match è alta perché è improbabile. È improbabile per il bookmaker, è improbabile per il tipster, è improbabile per lo scommettitore sprovveduto, ma per me che sono docente, esperto, formatore di Asian Odds o di Dropping Odds, in realtà lì c'è tanto valore. Allora, come si individuano le value bet, le scommesse di valore? Si individuano così, non si individuano con le minchiate degli errori di quote del bookmaker che sbaglia, il bookmaker non sbaglia niente, non si individuano con i software di calcolo Excel, non Excel, che buttano dentro statistiche su statistiche e che alla fine con una calcolatrice, alla fine matematicamente quelle cose ci posso arrivare anch'io guardandomi anche siti gratuiti che mi danno appunto come Soccer Stats in generale pronto il riferimento sul tipo di scommessa che vado a fare. Non è lì che si trova valore. Il valore si trova con lo studio dei volumi di mercato e
con il movimento delle Asia Nodes. A quel punto trovo il valore, è lì che ho il valore di riferimento, perché vi ripeto, a partita della Repubblica Ceca, del mio canale official, c'era un flusso di scommesse sul mercato europeo, sulla X, in una partita che Asia Nodes bilanciava con degli spread alti, dove l'equilibrio c'era solo ed esclusivamente con quegli spread. Allora, com'è possibile che si possa scommettere su una X quando la partita è sbilanciata completamente? Perché ci sono dei flussi scommesse classici di pareggio, perché in quel campionato si pareggia tanto e quindi la probabilità del segno viene abbassata, ma in realtà il mercato asiatico mi dimostra che non finirà in pari, e difatti quella partita è finita 2-1, nel canale official c'era, l'ho messa a quota 1,60, si poteva prendere anche un pelo più alta, e ovviamente l'ho messa over 2,5, ed è stata una giocata pazzesca, una giocata ottima, e quelle sono veramente delle chicche dove io ho paura di dire stake alto, perché qualcuno mi ha mandato gli screen che poi ci mette 1000 euro, ho paura di dire stake alto, però la realtà è quello è stake alto, quello lì è stake alto, non è stake alto quello che vi dicono sui gruppi scommesse dei pinguini, delle foche, del leone marino, non è su quei gruppi lì che c'è lo stake alto, perché c'è il tipster fenomeno, l'anonymous della situazione, che già uno che si chiama Anonymous e che fa una scommessa contro uno che si chiama Giampiero Micheli, che ci mette nome e cognome e ci mette la faccia nel suo contatto Telegram, WhatsApp, canale YouTube, canale Instagram, quello che vuoi, faccia, nome e cognome, e che se sbaglia ti dice che sbaglia, perché non è perfetto, non sono perfetto, e in generale ti puoi fidare perlomeno, ma dove vai nei gruppi dove c'è l'anonimo, dove c'è lo sbancatore, dove c'è questo, cioè dai su, un po' di serietà, non si può fidarsi di questa gente qua, da questo punto di vista, in termini di affidabilità. Però io non voglio dirti stake alto, perché so che purtroppo ti fidi di una persona e poi non sei capace di gestirti, ma realmente ti dirò quota di valore, perché quello ha valore, e il valore c'era ed era spiegato da cosa? Dall'intendersi di calcio. Io di sto campionato qua, della Repubblica Ceca, non mi intendevo di niente, perché tra l'altro è stato fermato, è ripartito, eccetera, eccetera, no? Adesso la voglio andare a vedere questa partita qua, perché ne sto parlando, e la andiamo a vedere. Ma io di questo campionato qui neanche conosco le squadre. Sì, le conosco in generale, perché magari sono capitate anche in Europa, poi anche con col fatto di avere comunque un riferimento generale. Bohemian contro Privan, era questa qua, cioè questa qua era pazzesca, 1-1 primo tempo. C'era anomalia fra volumi e Asia Nodes, anche qua rete al 73esimo, ma io, cioè, non sono andato neanche a vedere la classifica, il campionato comunque sì, 11 giornate, voglio dire, sono due squadre, bassi fondi, poco conosciute, mi possono piacere per il sito Retro Football, per la collezione di magliette, ma in generale non le conosco, non so che formazioni hanno, chi ci gioca, non so niente, non ho visto la partita, ho visto le statistiche, ho visto solo l'anomalia, piazzato over 2.5 è entrata, punto. Cioè, c'era dietro che cosa? Un software? No. Conoscenza del calcio? No. C'era dietro il metodo Nostradamus, l'unico che ti permette di capire queste cose. Punto e stop, non c'era nient'altro. Poi alla fine, se un altro giocava, e difatti te la qua, guarda, guardate, Bet365, giù la X, Eurobet, giù la X, Goldbet, Planet Wheel, cioè il mercato europeo, qua ha abbassato la X di botto tutti, e di là c'era un equilibrio asiatico di handicap, di Asian handicap in generale, vabbè qui non me lo dà quello della partita, ok, non mi interessa, c'era comunque un Asian handicap in generale che era da uno spread da meno 0,75, cioè meno 0,75 è uno spread composto, vuol dire che c'è un differenziale pazzesco tra le due squadre. Ovviamente se non ci fosse stato quel volume sulla money line poteva la partita finire pari anche con uno spread alto, perché attenzione, non è la prima volta che partite con lo spread alto finiscono pari o vince la squadra al contrario. Questo è un discorso di studio della linea di equilibrio, della linea asiatica, e è qualcosa che ho spiegato nei video, li trovate sia nei corsi che nella sezione abbonati. Però ci sono poche storie, chi continua a chiedermi il rating, la percentuale di prese e storie varie non ha capito niente di questo metodo, perché qua
È un discorso di studio e di consulenza. Poi nel mio canale i risultati sono tangibili, ci sono, basta andare a farsi il conto, eccetera, eccetera. Ma io non tengo statistiche di quello che prendo io tengo statistiche di quello che gioco in termini di gestione del capitale. Tengo statistiche dei setup, della resa dei setup. Per me quel setup rimane in voga, rimane valido finché tiene almeno l'80% di prese. Se tiene l'80% di prese, per me è un setup da usare. Mentre per il discorso del dropping odds non potrò mai dire una percentuale sui movimenti quote. Posso però individuare quel famoso setup anti 0 a 0, che vuol dire che il 90-95% delle volte la partita non finisce 0 a 0, però io non so 1x2 chi vincerà, non me ne frega nemmeno. Io cerco un mercato indiretto. Un mercato indiretto può essere l'over 0,5 HT se c'è una determinata tendenza di mercato, l'over 2,5 o l'over 0,5 totale se stanno in parità. Poi io addirittura non vado sopra gli over over 2,5. Però ieri vi faccio vedere un'altra partita che ho giocato per i fatti miei, e era del Giappone A, e se volete lo screenshot della giocata mi scrivete in privato e ve lo mando, perché poi solito discorso uno dice vabbè, però l'hai detto, non l'hai messa, l'ho detto che alcune non le do perché in generale so che poi qualcuno ci dà dentro secco e non va bene. In generale, dunque, era questa qua il 16, infatti, no, era ieri, perché è il solito discorso. Purtroppo la gente, cioè, fa le cose che non deve fare. Io non voglio essere responsabile sempre di determinate cose. Questa partita qui era pazzesca, in generale, da metodo, era pazzesca. 2-2, io non li gioco mai oltre l'over 2.5, però questa qui da Asian era pazzesca. Sono entrato a quota 2,43 con uno stake anche discreto. Se volete, vi ripeto, vi mando lo screen della giocata. 86esimo 2-3, e qui c'era un drop sull'1, cioè c'era un drop sull'1, è finita 2-3, erano l'ultima contro la penultima, la 33esima giornata, non giocavano per niente. Questa partita qui non finiva X, over 4,5 ho giocato, cioè, per dire, no? Poi avevo messo la scalata, avevo messo il Tokiji, che era da metodo, perfetta, 1,53 di quota, l'abbiamo messa nella scalata, è entrata tranquilla. Però ovviamente questa, andremo avanti a fare la scalata, cercherò di essere oculato, siamo al secondo step, ora vi lascio il link, chi vuole entra. Quindi, ripeto, questo video qui, ancora una volta, era importante per farvi capire una sola e esclusiva, una cosa sola ed esclusiva, ovvero che con il metodo Nostradamus in generale si può solo ed esclusivamente imparare a fare determinati tipi di giocate e a diventare investitori e non scommettitori. Chi vuol rimanere scommettitore va avanti con gli Excel, con i software statistici, con i canali betting affiliati ai bookmaker, e meno male che fa così, perché altrimenti se questo mercato avesse dentro persone che hanno veramente capito come si gioca, rischierebbe davvero di mettere in difficoltà i bookmaker. Invece i bookmaker vanno a gonfie vele. Esistono gli sbancatori, ma stranamente nessun bookmaker è fallito. Quindi questo già vi dovrebbe dire qualcosa. In secondo luogo, vi ripeto, sul sito del metodo Nostradamus trovate i prezzi che ho aggiornato, e ve l'ho detto tante volte, li ho alzati perché non avevo assolutamente paura di riscontrare un calo di interesse, perché per tanto tempo vi ho dato l'opportunità di prenderli a veramente niente. Chi ha approfittato ha fatto un affare, chi ovviamente ha avuto i suoi dubbi, non poteva, ovviamente qualcuno in generale magari non ha potuto, io gli ho dato l'opportunità e ho lasciato ancora qualche posto libero, ce n'è ancora una decina sulla promozione fino alla fine del mese. Punto e stop. I canali hanno prezzi assurdi, perché 15 euro al mese il canale official ha prezzi assurdi, sono gratuiti entrando nella sezione abbonati. La sezione abbonati, con contributi dai 2 ai 9 euro mensili, trovate del valore incredibile, tra l'altro in aggiornamento con il discorso lista campionati che andremo a vedere, e la stesura fondamentalmente della guida dropping 2.0 con il setup dell'anti 0-0, che poi andrò a completare a livello generale. Poi tutto il resto lo trovate anche sulla piattaforma con il PDF della Asian Odds 2.0, per cui tanta carne al fuoco, tanto lavoro, e difatti proporrò un paio di video free, massimo 3 alla settimana, e poi tutto il resto lo concentro per chi ha voglia di imparare. D'altronde è il lavoro che mi piace fare, la formazione, ritengo di essere perlomeno fino a prova contraria in Italia
uno dei massimi esperti su Asian Odds e Dropping Odds. Mi piace questo campo, lo voglio portare avanti e chi ha piacere a seguirmi è il benvenuto. Il resto, le critiche senza senso, determinate cose, ve l'ho detto, uno mi ha scritto ieri, l'altro giorno, fai vedere ogni tanto qualche giocata, non solo il pronostico. Gli ho mandato lo screen intero del mio conto di Unixbet. A me non piace far vedere né quanto guadagno né quello che faccio, ritengo che ognuno dovrebbe tenere per sé le cose che fa, però a volte è bello anche zittire la gente, quindi se qualcuno ha dei dubbi in privato mi scrive, però non deve essere una rottura di balle, perché io mi faccio i fatti miei, non vado a chiedere gli altri. Anche tanti mi hanno mandato gli screen delle loro vincite superiori alle mie e semplicemente gli ho detto: però attenzione, e non faccio come fanno in tanti che pubblicano sulla community di YouTube gli screen delle vincite che gli mandano. Non me ne frega niente, non me ne frega niente di far vedere chi vince, chi, quanto, come e perché. Non mi interessa, perché allora avrei fatto come tanti quando vado nei resort, quando vado in vacanza, sarei stato lì a fare i video nei posti vacanza, dire com'è bello fare questo lavoro e si può fare quello che si vuole. Ho un amico che ha due Porsche, che fa l'assicuratore, e mi ha detto: ti presto la macchina per fare i video, ma non me ne frega niente. Cioè, non devo, non è questione di far vedere determinate cose. Cioè, ho delle amiche che lavorano nei locali, che fanno le escort, così potrei fare i video con 10 ragazze alle spalle, con la bella macchina, con il resort, con la piscina, dove ci sto un mese, in vacanza, con quello, ma non mi interessa niente perché non è questo il senso, questa è depravazione mentale, no? Cioè, è essere fuori di testa, voler convincere la gente di qualcosa che non è reale, anche con un normale lavoro uno si può togliere delle soddisfazioni in generale, nelle cose basta impegnarsi, i risultati si ottengono. Il principio di studiare betting, trading, metodo Nostradamus e tante altre cose non è quello dell'essere miliardari o di avere quell'obiettivo, quello di togliersi delle soddisfazioni, di imparare qualcosa per ottenere dei risultati. Poi tutto è conseguenza dell'andare avanti. Punto e stop, il principio deve essere quello. Adesso vi faccio un video prossimamente sul concetto di libertà finanziaria, che molti non l'hanno capito, ed è molto interessante, così come altre cose sul mindset. Per cui, se questo video vi è piaciuto e vi interessano tematiche future di questo tipo, lasciate un like, condividetelo, se siete nuovi iscrivetevi al canale attivando la campanella, sfruttate la sezione abbonati perché ha un valore che praticamente per un cappuccino, caffè brioche o addirittura per una pizza vale 10-100 volte tanto, e per il resto nel sito trovate tutto quello che riguarda Metodo Nostradamus e Guida 2.0. E ragionate sul discorso che vi ho fatto all'inizio del video relativamente ai movimenti dei mercati e al come capire effettivamente quando ci sono determinati volumi, e ovviamente tutto para su il discorso campionati, perché probabilità, valore, tipologia di campionato sono tutti concatenati e ovviamente dove c'è il valore non c'è la probabilità, perché il bookmaker sa anche che il betting è tanto tanto psicologia. Ragionate su queste cose, fatemi sapere la vostra nei commenti, un saluto a tutti e ci vediamo ai prossimi video.